Buongiorno a Valerio Po, siamo con il responsabile di Plastic Free, Riccardo Mancini, e con l'assessore Alessandro Malangoni, perché c'è stata una consegna della seconda tartaruga a Milano, un premio importante meritato da una città virtuosa come Taglio di Po, e vogliamo capire dall'assessore l'importanza di questo premio. Plastic Free per Taglio di Po, ma non solo per Taglio di Po, ma per tutto il Delta del Po, per tutti i comuni del Po, credo sia una realtà necessaria. Visto quella che è stata la loro opera nella raccolta dei rifiuti, nel coinvolgimento delle persone nella raccolta dei rifiuti dispersi, non solo dei rifiuti e delle plastiche, cioè delle plastiche in particolare, ma dei rifiuti in generale. Credo che questa associazione sia per noi necessaria e voglio ribadire soprattutto l'esempio che Plastic Free dà con la speranza che riesca a creare questa coscienza collettiva del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti, specialmente in questo momento storico di transizione dalla vecchia Tari alla tariffa puntuale. Ecco, a Riccardo Mancini, che è responsabile nazionale di Plastic Free, chiediamo, è un'eccezione la virtuosità di Taglio di Po oppure nel Delta, e poi dopo magari facciamo anche una panoramica a livello nazionale, c'è una sensibilità maggiore rispetto ad altre zone d'Italia? Allora, posso dire che nel Delta, oltre a Taglio di Po, che sto seguendo in prima persona, da persona che ci vive su questo territorio, c'è anche Portoviro che ha preso il premio, quindi un riconoscimento alla virtuosità. Non dico che gli altri comuni non siano virtuosi o non siano sensibili, probabilmente è semplicemente una questione di tempo, quindi sto cercando proprio di portare questa attenzione, questo messaggio anche nelle altre amministrazioni. A volte si riesce ad arrivare un po' prima, grazie anche alla maggiore sensibilità dell'amministratore locale, a volte diciamo, il percorso prevede dei tempi un po' più lunghi, ma io auspico che in tutto questo territorio, che è un territorio molto fragile, ma anche diciamo, da valorizzare, ci sia una spiccata sensibilità e soprattutto una volontà di abbracciare queste nostre progettualità. Noi non siamo solo quelli che vanno a pulire, ma siamo quelli che portano un messaggio nelle scuole, siamo quelli che propongono progettualità a contrasto dell'abbandono. Quest'anno, per esempio, a Taglio di Po avevamo anche i bin, i cilindri per raccogliere i mozziconi, ma come diceva il dottor Marangoni, c'è la possibilità di installare anche magari un ecocompattatore, ci sono tante possibilità, bisogna solamente avere la voglia di sedersi a un tavolo e cominciare a intraprendere un percorso. Per fortuna qui a Taglio di Porto Viro ci siamo già arrivati, la speranza è quella di arrivare anche in tutte le altre amministrazioni del parco, del Delta, insomma. Il nostro ambiente, purtroppo, noi siamo quello che siamo la parte finale di un corso d'acqua, il più grande corso d'acqua che c'è in Italia, che è il fiume Po. Volente o nolente, tutto quello che viene rilasciato in questo fiume arriva a cascata qui da noi. Si badi bene, non sono mica rifiuti nostri, sono rifiuti che per fortuna Plastic Free aiuta a raccogliere, ma raccogliamo tutti i rifiuti di quelli che arrivano a monte.